Ciao a tutti, io sono Bros Danilo e sono il coordinatore del gruppo Giovani Padani del Roero. Io non ho molto da dire a proposito del mio gruppo, in quanto ci siamo formati da poco più di 2 mesi, ma vi assicuro che ci impegneremo a combattere con tutte le nostre forze per aiutare Roberto Cota a vincere le elezioni. Il nostro ordine del giorno si snoda su 2 punti. Il primo è la viabilità, che non è molto funzionante sul nostro territorio, visto che il comune di Montà è costituito da un concentrico e da alcune grosse borgate che a loro volta potrebbero essere considerate dei comuni a sé stanti, essendo equiparabili per numero e abitanti a piccoli comuni limitrofi, visto che nelle borgate e nelle loro adiacenze si sono sviluppate attività agricole, artigiane e commerciali di tutto rispetto. Scusate. Dai. Sono giovane. Visto che le strade provinciali di collegamento delle borgate al concentrico sono molto trafficate anche da mezzi pesanti nonché dal servizio pubblico, considerato che le abbondanti piogge dell'aprile 2009 e ancora dell'autunno scorso hanno provocato diverse frane lungo le suddette strade provinciali, rendendo molto disagevoli la viabilità, in particolare lungo la strada provinciale 186, 187 e 338. Preso atto che le amministrazioni comunali e provinciali si sono impegnate la scorsa primavera in opere di tamponamento, impegniamo la presente assemblea a prendere visione del problema e ad attivarsi presso le sedi opportune affinché dopo 9 mesi si possa procedere ad un definitivo ripristino della sede stradale. Il secondo ordine del giorno è a proposito delle carenze dei cartelli stradali. Visto che il comune di Montà è interessato da una variante stradale che esclude il centro del paese dal traffico pesante, ma ahimè anche dal traffico commerciale e turistico, visto che recentemente sono stati completati i lavori degli svincoli in prossimità dell'area artigianale e degli impianti sportivi ed è stata realizzata una nuova rotatoria sull'arteria principale che collega Alba a Torino, strada regionale 29, all'altezza dell'area artigianale della strada verso la frazione San Vito, strada provinciale 167. Considerato che le attività operanti in paese investono molto in pubblicità e in promozione turistica, la segnaletica verticale è lacunosa di indicazioni verso le borgate di San Rocco, Tucci, Valcasette e altre. Stante all'attuale segnaletica, talune borgate non esistono per chi viaggia da Torino verso Alba e viceversa, con conseguenti impatti negativi sulle attività colaoperanti. Posto che ogni borgata, frazione, casale o località afferente ad un comune deve godere delle stesse attenzioni, il gruppo Giovani Padani del Roero impegna la presente assemblea a prendere visione del problema e ad attivarsi presso le sedi opportune affinché venga la segnaletica verticale venga modificata ed integrata. Grazie a tutti e ancora una cosa, Padania Libera.